Ciao gente, ben ritrovati. Qui cominciamo una nuova miniserie che sarà incentrata sullo sviluppo delle build. Ovviamente farò nuovi video ogni volta che svilupperò una nuova build, di conseguenza non aspettatevi video a raffica, per il momento ne ho create solamente due di build specifiche, entrambe di abilità, e quindi mi è sembrato un buon momento di parlare della build di abilità. Allora, per quel che riguarda la build di abilità abbiamo tre opzioni. Abbiamo abilità pura, nuda e cruda. Abbiamo abilità e tinta del sangue e abbiamo abilità e arcano. In questo caso io fino adesso ho sviluppato solo tinta del sangue e arcano. E vi mostro queste due. Dunque, questa qua è l'ultima creata, ovvero l'arcano barra abilità. E vediamo un po' i punti. Allora, livello 110 per il momento, 45 vitalità, 35 resistenza, forza a 14. Da notare 14 perché voglio mostrarvi gli artigli della belva, altrimenti questo attributo starebbe a 10. Abilità 45, tinta del sangue 6, arcano 15. Allora, cominciamo un po' a entrare nel dettaglio. Dunque, le armi che utilizzo principalmente con questa build sono la lama della sepoltura e la lama della pietà, perché entrambe scalano magnificamente con l'abilità e oltretutto hanno anche un piccolo bonus di danno arcano. Sono praticamente le uniche due armi, sono quasi obbligatorie da utilizzare se volete utilizzare una build di questo genere. E come dicevo, per l'appunto, vedete che il requisito della lama della sepoltura in forza è solamente 10. Io in questo caso, per un altro video, voglio mostrarvi l'artiglio della belva e quindi l'ho portata a 14. E questo ci servirà poi per un altro discorso. Dunque, queste due armi qua io utilizzo. Siccome dobbiamo, cioè dobbiamo, abbiamo un piccolo bonus nel danno arcano, possiamo sfruttare qualche punticino per poter utilizzare, in questo caso con 15 punti, tre magie arcane che secondo me sono le più importanti in PvP per il momento. Ovvero abbiamo l'osso di vecchio cacciatore, ormai lo conoscete tutti quanti, permette di teletrasportarsi, rotolare molto più in fretta, ma da notare che non vi rende vulnerabili durante le rotolate. Poi abbiamo il ruggito della belva, che è una sorta di ira degli dèi, e poi abbiamo il guscio di spettro vuoto, che il guscio di spettro vuoto in questo caso non va bene con le armi che ho equipaggiate, e qui subentra il discorso dei 10 punti in forza. Dunque, allora, io come ho detto, ho fatto 14 punti in forza per mostrarvi l'artiglio della belva. Se noi teniamo forza a 10, abbiamo ancora 4 punti da spendere. Questi 4 punti noi possiamo andarli a mettere in tinta del sangue, perché guardate un po' qua, abbiamo il Reiter Pallash, che è l'unica arma di abilità, cioè non è l'unica, però diciamo è l'unica di alto rango, se escludiamo il bastone filettato, che può essere buffata, e vedete richiede 10 punti in tinta del sangue. Noi, utilizzando la classe del... Oddio, adesso mi scappa già il nome. Infanzia problematica. Abbiamo 6 punti in tinta del sangue. Se togliamo quei 4 punti che abbiamo in forza e li mettiamo in tinta del sangue, arriviamo a 10. Possiamo avere anche il Reiter Pallash, potenziarlo e utilizzare questo guscio di spettro vuoto. Quindi possiamo utilizzare ben 3 armi. Questa qua sarà una cosa che farò in futuro. Questa build la rifarò e la farò così come vi ho detto adesso, non 14 punti in forza, ma solamente 10. Dunque, tinta del sangue è bassissima perché con questa build non mi interessa fare tanti danni con la pistola, però per l'appunto se otteniamo i 10 punti per utilizzare il Reiter Pallash possiamo equipaggiare la pistola a ripetizione o in alternativa il fucile di Ludwig, che sono entrambe armi che mi sembra, la vedete qua, la pistola a ripetizione 8 punti di tinta del sangue, il fucile di Ludwig 9, quindi ci stiamo dentro con entrambi, e possiamo ottenere una maggior potenza d'attacco, soprattutto con la pistola a ripetizione. Ma questo, diciamo, è un altro discorso. Dunque, per il momento, come ho detto, sempre livello 110. Adesso la build della tinta del sangue l'ho portata a 120, dopo vedremo. Però, sinceramente, adesso 110. 110 trovo veramente che c'è un ottimo equilibrio in tutte le cose. Puoi spaziare maggiormente rispetto a una build di livello 100 o addirittura 80-90, come vedo sempre più spesso. Per quel che riguarda l'equipaggiamento, qualcuno di voi mi aveva chiesto di mostrare alcuni set d'armatura, alcune combinazioni molto efficaci per PvE e PvP. Ci arriviamo, eh? Magari adesso vi faccio vedere anche la build di tinta del sangue e abilità, e la spiego anche quella nel dettaglio.
Ok, rieccoci, questa qua è la build che mi avete visto utilizzare fino adesso, per gli scontri PvP. Dunque, adesso in questo caso questa build l'ho portata a livello 120, come potete vedere, per modificare alcune cose e soprattutto per vedere un po' se mi cambia qualcosa nel trovare altri giocatori e quant'altro. Dunque, vedete, in questo caso vitalità 45, resistenza 32, forza 10, abilità 45, tinta del sangue 30 e arcano 8, eh. In questo caso ho utilizzato la classe del professionista, perché parte già con un buon allineamento verso l'abilità, e oltretutto solamente 8 punti in arcano, e anche mi sembra 9 punti in tinta del sangue, qualcosa di questo genere, il che va benone. Dunque, questa build qua è prevalentemente per l'utilizzo della Chikage, questa fantastica katana qua, perché è l'unica arma di abilità che scala principalmente con la tinta del sangue anziché l'abilità, però è comunque sempre un'arma d'abilità. Infatti, se vediamo, Rhaetar Pallash qua, potenziato a più 9, ha una D in tinta del sangue. Non so se quello a più 10 arrivi a una C, non credo. Forse sì, comunque in ogni caso non scala particolarmente. Però vedete, ha attacco da sangue, ma l'attacco da sangue è l'attacco del proiettile. Il danno che fa col proiettile e il danno che fa quest'arma è minore rispetto al danno che fa Levelin, che è l'altra arma equipaggiata. Levelin è in assoluto la miglior pistola per questa build, perché vedete, scala magnificamente con la tinta del sangue, ha una S, richiede 18 punti, ma per noi va benissimo. E in questo caso ha più 10 con su ancora una runa di quelle non particolarmente potenti, ma già abbastanza potente. Fa la bellezza di 301 punti di danno da sangue, che non è affatto male. Niente di ultra OP come un cannone, per esempio, giusto per citare il più gettonato, ma comunque un danno di tutto rispetto. Se ci applichiamo la polvere d'osso sublime qua, sì, ho detto, no, midollo osso, scusate, la confondo con quella di Dark Souls 2. Facciamo veramente un danno osceno. Dunque, come ho detto, l'arma, la Chikage, e vedete che io ho messo dentro 30 punti in tinta del sangue. Vedete che l'attacco da sangue è decisamente più elevato rispetto a quello dell'attacco fisico, nonostante abbia meno punti, ho 15 punti in meno, 45 in abilità, 30 in tinta del sangue. La cosa è così, che è una cosa che vi consiglio di provare, una cosa che proverò anch'io e poi vi dirò, ma vi consiglio di provare di invertire i due valori, ovvero puntare di più su tinta del sangue anziché abilità, perché vedete che scala decisamente meglio, eh? In abilità c'è una B, in tinta del sangue ha una S, e penso che con 45 in tinta del sangue o 40 in tinta del sangue il danno supera tranquillamente 500 punti, qualcosa di questo genere. Quindi questa è una cosa da provare. Come arma secondaria, avete visto, utilizzo Rhaetar Pallash, mi piace parecchio, è veloce. Non lo utilizzo spesso quanto vorrei, vorrei utilizzarlo di più, però il bello di quest'arma è che la possiamo buffare, la Chikage invece no, cioè la buffiamo col sangue, però è un altro discorso, è leggermente differente. Quindi questa qua è la build che utilizzo in questo momento, livello 120. Dunque, allora, prima di passare a quel che riguarda gli equipaggiamenti, ovvero i set di armature, le combinazioni che utilizzo, guardiamo un attimino le rune. Allora, per quel che riguarda le rune, utilizzo queste qua fino adesso, ovvero riduzione dei danni, potenza PV massimi, perché quando si invade si hanno comunque pochi PV, e riduzione da danno fisico. Queste qua sono le tre che utilizzo per il momento. Oltretutto, sono praticamente sempre equipaggiato con la runa cacciatore di cacciatori, che aumenta il recupero dell'energia, che trovo sia molto più utile in PvP rispetto alle altre. Decisamente molto, molto, molto più utile. Ok, dunque, passiamo a quel che riguarda gli equipaggiamenti, ovvero le armature. Allora, per il PvP, adesso come adesso, la situazione è principalmente: ti serve una resistenza a sangue e una resistenza fisica molto elevata. Quindi l'armatura di Kainast, il set di Kainast, è il più gettonato, e a buona ragione, perché effettivamente è quello che ti dona maggior protezione. Vedete, l'armatura di Kainast ha un 120 in difesa fisica, 120 in difesa da sangue e un ottimo 110 in affondo.
che ad esempio contro un avversario munito di lame della pietà o comunque se utilizza lo stocco, col Reiter Pallash, è davvero ottima. Pecca un po' in impatto, la difesa elementale fa cacare, letteralmente, però quella non ci serve più di tanto, almeno per il momento. Quindi questa qua è una delle più gettonate, e infatti tutti i pezzi d'armatura, vedete, hanno principalmente questi attributi. Difesa fisica e difesa da sangue, è veramente la migliore. Se mettiamo su proprio tutto il set completo, abbiamo una difesa davvero ottima, un buon bilanciamento, difesa fisica e difesa da sangue. Se invece vogliamo puntare molto di più sulla difesa da sangue, io consiglio vivamente la parte superiore d'abito da cavaliere, o comunque anche la gonna del cavaliere, parte inferiore d'abito cavaliere. Vedete che c'ha un'ottima difesa fisica, 50, difesa del sangue abbastanza elevata, e ha una maggiore difesa verso l'impatto rispetto ai pantaloni di Kainast, vedete? Pecca un po' cioè, ha 10 punti meno in fisica e 10 punti più in impatto. Viceversa, però io principalmente consiglio la difesa fisica, perché impatto sono solo determinati attacchi con le armi, visto che qui la gente tende a spammare, è più difficile che vi facciano attacchi da impatto, a meno che l'avversario non ha una ruota di Logarius o quant'altro. Quindi queste sono le più gettonate. Questo qua, ad esempio, è un setup che utilizzo per difesa da sangue, ovvero bracciali, testa di Kainast e vestito e gonna del cavaliere. Altrimenti, se contiamo sulla totale difesa fisica e sangue, abbiamo l'armatura completa di Kainast, che va da Dio. Io però l'armatura completa di Kainast non la utilizzo praticamente mai. Questo perché? Perché qua abbiamo un altro fantastico oggetto che sono, se li trovo, i pantaloni neri di Yharghul. Guarda un po' lì. Ah, rispetto alla veste del cavaliere o di Kainast, ha solamente 10 punti in meno in sangue, però ha un 60 in tutte le altre in tutti gli altri attributi, difesa fisica, impatto a fondo, tutto quanto a 60. Quindi io principalmente utilizzo quasi sempre questi pantaloni neri di Yharghul. Per quel che riguarda i guanti, anche lì stessa medesima cosa. I guanti neri di Yharghul, vedete, non sono affatto male, hanno una maggior difesa da impatto e a fondo rispetto ai guanti di Kainast, decisamente migliore per quel che riguarda l'impatto, 10 punti in meno in fisica e 20 punti in meno in sangue. Quindi anche lì bisogna un po' vedere, a dipendenza dall'avversario che avete. Se adesso io sinceramente non skippo ancora le armature mentre faccio un duello, però in futuro lo farò, man mano che prenderò la mano. E a dipendenza dall'avversario che avete di fronte, questa è un'ottima alternativa. Quindi questo secondo me sono i migliori setup che potete mettervi addosso per quel che riguarda il PvP. Un'ottima alternativa all'armatura di Kainast è l'armatura del corvo. Abito di penne di corvo. Vedete che in questo caso ha la stessa difesa di sangue dell'armatura di Kainast, ha meno difesa fisica di 20 punti, però vedete che la difesa verso l'impatto è aumentata notevolmente. Quindi anche qua, l'abito di penne di corvo è indicato se il vostro avversario utilizza un'arma di forza, principalmente non lo so, un Kirkhammer. Una ruota di Logarius o la lama di Ludwig, se uti la utilizza poi in versione trasformata con gli attacchi trasformati, farà principalmente danni da impatto e di conseguenza questa armatura risulta quasi migliore a quella di Kainast, che invece pecca parecchio per quel che riguarda l'impatto. Quindi l'abito di penne di corvo è un ottimo setup. In questo caso io cambio semplicemente così, tengo questo. Kainast per la testa, corvo per il torso, per i guanti sono quelli di Kainast e i gambali sono quelli di Yharghul. Questi sono i setup per il PvP, diciamo basilare, che io trovo reputo i migliori. Dopo, se per caso abbiamo un avversario munito di buff contro le armi, cioè sulle armi, quindi fulmine o fuoco o addirittura arcano, lì si aprono ulteriori possibilità. Sicuramente chi fa PvP avrà notato che moltissima gente utilizza questo abito del carnefice. Vedete che c'è una difesa da impatto e da fondo davvero eccellente, difesa da sangue a 100, difesa arcana a 110, fulmine 100, fuoco 90. Insomma, è veramente ben bilanciata. Però guardate lì, difesa fisica 90. Allora, a meno che il vostro avversario non utilizzi il Reiter Pallash, o comunque utilizzi principalmente gli attacchi da fondo con la cicage o anche con la lama di Ludwig o il Kirkhammer, sempre attacchi da fondo con R2 o quant'altro, subirete più danni.
perché è la difesa fisica che conta, mentre la difesa da fondo e impatto, come ho già detto e lo ripeto per l'ultima volta, è solo per gli attacchi che possiedono quell'attributo lì. Infatti, se noi andiamo a vedere tutte le armi in generale, vedete che abbiamo vedete, in questo caso abbiamo attacco fisico e poi abbiamo affondo, che vedete l'affondo è identico al danno fisico in questo caso. Quindi se noi facciamo un attacco normale con R1, infliggiamo questi 450 cose poi danni fisici. Se lo facciamo da fondo stessa cosa, però abbiamo due resistenze completamente diverse. Se lo facciamo con il danno da fondo, il nostro avversario subirà meno danni se è un'armatura molto resistente a quei danni da fondo, però se è molto resistente ai danni da fondo probabilmente peccherà un po' in difesa fisica, a meno che non è l'armatura di Kainars. Di conseguenza noi possiamo giocare su quel fattore lì, utilizzare principalmente gli attacchi leggeri con R1 e non tanto gli attacchi potenti con R2, che appunto nel caso della Cicage, del Reiter, vabbè, il Reiter Pallash quasi sempre, ma appunto come ho detto prima del Kirkhammer o della Lama di Ludwig sono sempre da fondo, quindi è per quello che secondo me è meglio avere una difesa fisica più elevata rispetto alla difesa da impatto o a fondo. Magari mi sto sbagliando completamente, ma da quel che ho potuto vedere io è così. Però è questo, l'abito del carnefice è ottimo per quel che riguarda la difesa arcana. In alternativa abbiamo l'abito da cacciatore di Henrik. Molta gente utilizza il buff da fulmine, questo l'ho notato. Vedete che ha una difesa fisica da impatto di tutto rispetto, una difesa da sangue che non eccelle, però non è affatto male, e vedete fuoco e fulmine soprattutto 150 punti. L'armatura anche del cacciatore di Henrik è davvero ottima. In alternativa abbiamo l'armatura di polvere d'osso che otteniamo nei dungeon. Questa qua è il top del top per quel che riguarda fuoco e fulmine, 140 in entrambe. È oltretutto 110 di difesa fisica, 100 in affondo, però difesa da sangue veramente scarsissima. E vedendo la quantità di gente che spamma con la pistola, io non la consiglio vivamente questa qua, per il momento. Poi ci sono tutte queste altre armature, l'abito di Gascoigne, c'è l'abito del coro per quel che riguarda la difesa arcana principalmente, abbiamo l'abito, gli abiti della chiesa che sono fantastici, guarda lì l'abito superiore della chiesa bianco, 120 in sangue, 100-110 in tutto il resto, però 80 in difesa fisica, c'è sempre quello lì che bisogna giocare dentro. Quindi se dopo un po' che prendete pratica con gli scontri PvP, studiate bene il vostro avversario all'inizio, guardate un po' che tattica utilizza e di conseguenza cambiatevi d'abito se proprio volete adattarvi al massimo alla situazione. Se non ve ne frega niente, come fa molta gente, si può ripiegare sui buoni abiti da cacciatore. Gli abiti da cacciatore sono abbastanza bilanciati. Guardate lì, 110 in fisica, 110 in sangue, 110 in fuoco, 80 in affondo, ma vabbè, chi se ne frega, arcano poco. Così come l'abito da cacciatore di Yharnam, vedete, ha un pelino in più in affondo, un pelino in meno in sangue. E per quel che riguarda invece la difesa da fuoco, c'è l'abito annerito del cacciatore, che non è affatto male. Questi quattro abiti qua da cacciatore sono davvero ottimi per il PvP, e sono molto molto ben bilanciati. Io li consiglio vivamente. Molte volte è meglio magari utilizzare un oggetto, cioè una parte d'armatura meno importante per mitigare i danni arcani da fuoco o da fulmine. Quindi in questo caso ci viene molto utile il cappello con benda, che fa parte dell'armatura del coro, vedete, arcano 70 per la difesa fisica 30, cacciatore di Henrik per il fulmine anche lì 60, o in alternativa la maschera da polvere d'osso 60 e 60, però difesa da sangue bassissima, di conseguenza occhio agli spammer, mi raccomando. In alternativa ci sarebbe anche tipo l'armatura del folle, che questa volevo mostrarvela nel dettaglio. Vedete che arcano, fuoco e fulmine davvero eccellente, però difesa fisica e quant'altro davvero pessima. Io mi sono imbattuto in qualche giocatore su questo abito qua, probabilmente erano di un livello più elevato del mio o avevano sparato su resistenza e stamina al massimo perché subivano poco. Io ho provato a equipaggiarla e ho subito come un cane, quindi attenzione a questa cosa. Sì, non dimentichiamo l'abito da cacciatore cinerio, che fa sempre parte dei set da cacciatore, che anche esso è davvero ottimo. Ha una difesa elementale minore, però come ho detto, quello che conta adesso come adesso principalmente difesa da sangue e difesa fisica, vedete 100-110, siamo lì, davvero ottime
ottime armature. Quindi queste sono un po' le combinazioni che, cioè le vesti che io vi consiglio di tenere d'occhio. Dopo chiaramente ogni singolo pezzo d'armatura ha le sue peculiarità, eh? Ad esempio questo Ardeo d'oro, vedete che c'è una resistenza da fulmine elevata, una resistenza alla fondo elevata, eh? Una difesa fisica non male, questo qua è anche una buona via di mezzo. Ci sono tante, tante, tante vie di mezzo, quindi non è che esiste proprio un equipaggiamento migliore in assoluto. C'è un equipaggiamento migliore a seconda di come gioca il vostro avversario. Quindi il mio consiglio è quello lì. Non so dirvi esattamente qual è il miglior set d'armatura, perché effettivamente non c'è. Non è come in Dark Souls che c'era l'armatura di Havel che aveva una difesa allucinante. Dici, ok, quello lì è il meglio del meglio. Qua dipende tutto dalle armi che utilizza il vostro avversario, soprattutto dalla tattica che utilizza, quindi la tipologia di attacchi e quant'altro con quell'arma lì. Quindi per quel che riguarda le build di abilità, ragazzi, questo è tutto per il momento. Adesso, come ho detto, manca la build di abilità pura, proprio nuda e cruda, ma potete già immaginare come sarà. Dunque, adesso mi vedrete fare qualche video di PvP con questa, non questa che ci ho equipaggiato adesso, ma l'altra build, quella di abilità arcano. Faremo qualche dungeon e poi ritorneremo su questo discorso delle build. Nel frattempo, ragazzi, vi saluto tutti quanti con calore, statemi bene e al prossimo video.